Buongiorno. Oggi incominciamo, oggi la prossima volta la dedicheremo alla lettera di Giacomo. Oggi cominciamo ad esplorare questo testo che di solito non viene mai letto. In chiesa alla domenica lo troverete pochissime volte e solo due o tre brani e niente di più. È un testo molto problematico e forse per questo motivo non viene presentato in maniera piuttosto abbondante. Perché è problematico? Perché sembrerebbe che Giacomo si trovi in una situazione di riflessione teologica opposta a San Paolo. Mentre San Paolo, vediamo se riusciamo ad anticipare qualche cosa, andate alla linea 85-86. Mentre San Paolo afferma senza mezze misure: noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della legge. Sentite invece cosa dice Giacomo. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello e una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andatevi in pace, riscaldatevi, saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere, mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato. Bello. Vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore? Sembra che non vadano d'accordo, vero? No. Invece vedrete che sì. Dunque, questa è la prima grossa difficoltà. Fatto sta che Lutero, e io vi ho messo la sua frasina simpatica, alla linea 26, Lutero la considerava la lettera di paglia, cioè quel testo biblico che fondamentalmente non vale niente. Non vale niente, e quindi voi troverete in diverse edizioni, non in tutte, ma in diverse edizioni delle Bibbie protestanti, la lettera di Giacomo in appendice. Addirittura dopo l'Apocalisse, come appendice, mettono la lettera di Giacomo, perché non viene considerata una cosa seria. Ora, il grosso problema di Lutero è purtroppo l'ideologia. Secondo lui, tutto ciò che parla di opere va tolto, ciò che è importante è la fede. Lo vedremo dopo al momento opportuno. Questo dunque è il problema principale da superare. La lettera di Giacomo non sappiamo chi l'abbia scritta, ma porta il nome di Giacomo, sì, ma se facciamo l'esame del testo ci accorgiamo che non è Giacomo, quello che intendiamo noi, cioè uno degli apostoli, uno dei dodici, fratello del Signore cosiddetto. Non è questo. E allora chi è costui? Quando è stata scritta? Non ci sono punti di riferimento. Dove è stata scritta? La lettera da sola non basta per poter avere elementi e dire è stata scritta più o meno in quel periodo, in quel luogo, da quel tizio. E quindi sotto questo profilo sarà un piccolo gioco poliziesco che dobbiamo fare. La cosa che meraviglia di più di questo testo
è che è un testo scritto con un greco sopraffino. È il miglior greco di tutta quanta la Bibbia. E quindi chi l'ha scritta parlava in greco, pensava in greco, era stato educato alla cultura greca. C'è, per esempio, non solo la grammatica e la sintassi sono perfette, ma ci sono molti giochi di fonetica. Fenomeno fonico è interessante, il che vuol dire che questa lettera era stata scritta per essere letta pubblicamente. E poiché ha solo il saluto iniziale, se volete la leggete a casa, non ha il saluto finale come in tutte le lettere. Questo ci dice che questo testo non è una lettera, probabilmente è un'omelia. L'altro dato molto interessante è che questa lettera ha solo la paremensi, cioè solo esortazioni di tipo morale. Se voi prendete le lettere di Paolo, ma anche la lettera di Pietro, lettera di Giovanni, c'è prima un ragionamento di tipo teologico e poi si tirano le conseguenze. Vi faccio un esempio. Paolo scrive ai Corinti e dice: ho saputo che tra di voi c'è tutta una serie di divisioni. Perché uno dice: io sono di Paolo, io sono di Pietro, io sono di Apollo, io di qua, io di là. E allora Paolo dice: proviamo a mettere un po' i puntini su. Dice: nessuno di voi è stato battezzato in nome di Paolo, di Pietro, di Apollo, ma tutti siamo stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. E quindi ognuno di noi, a causa del battesimo, appartiene a Lui, non a questo o a quell'apostolo. Di conseguenza, dice, non si capisce perché vi dividiate. Comprendiamo bene che a questo punto Paolo tira le conseguenze comportamentali da una riflessione teologica. Oppure sempre nella prima lettera ai Corinzi, poiché i Corinzi erano medio platonici e quindi non credevano che ci fosse armonia fra corpo e spirito, negavano la resurrezione, perché la vera vita è essere liberi dal corpo. E Paolo dice: guardate che se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede. Dunque, ciò che voi pensate non è fede, ma è speculazione filosofica. Secondo, il fatto è avvenuto e contra facta non sunt argumenta. E quindi, se il fatto c'è, tutto ciò che voi pensate non serve a niente. C'è dunque un'impalcatura prima di tipo, chiamiamolo, teoretico, poi con le conseguenze di tipo morale. Nella lettera di Giacomo questo gioco non esiste. C'è solo la riflessione sapienziale sul comportamento morale che il cristiano deve tenere. Ora, noi possiamo cominciare col dire così: chi ha scritto questa lettera era un uomo di alta cultura greca ed era un uomo che apparteneva ad una scuola sapienziale, perché sono gli scritti sapienziali che si dedicano al suggerimento del come comportarsi. Abbiamo perciò già due punti di riferimento molto buoni. C'è un terzo elemento importante. Terzo elemento importante riguarda i concetti che vengono espressi.
e i concetti che vengono espressi si servono stranamente della cultura ebraica. Concetto di legge, le opere. E allora già possiamo dire che costui è un ebreo cristiano di formazione strettamente greca e di formazione strettamente sapienziale. Poi c'è un altro elemento. Lui chiama di per sé insensati coloro che affermano che basta la fede senza le opere. E noi diciamo questo è un attacco secco a Paolo. No, non è così. Poi lo vedremo al momento opportuno. Però questi uomini insensati, in greco, se andate alla linea 96, c'è uno dei pochissimi vocativi del Nuovo Testamento. In genere il Nuovo Testamento non adopera volentieri il vocativo, adopera il nominativo per fare il vocativo. Qui invece abbiamo il vocativo perfetto. Theleis degnonai, vuoi capire? O anzrope kene. Kene non vuol dire insensato. Vuol dire vuoto. Kenos, da cui kenosis, Gesù che svuota se stesso della sua divinità per diventare uomo. Kenos, dunque, vuol dire vuoto, uomo, vuoto. Questo è un appellativo molto interessante perché è un appellativo che viene dato agli gnostici. Chi sono questi gnostici? Ne abbiamo già parlato altre volte. Sono uomini che seguono il pensiero gnostico ed è un pensiero trasversale al paganesimo, all'ebraismo, al cristianesimo. Il pensiero gnostico fondamentalmente dice basta conoscere ciò che bisogna credere e siamo salvi. Se c'è da credere alla Trinità, noi crediamo alla Trinità, se c'è da credere alla transustanziazione, noi crediamo alla transustanziazione e basta questo assenso della ragione a queste verità che ci trascendono per potersi dire salvi. Poi ognuno si comporta come accidenti gli pare. Certamente questo modo di ragionare viene definito vuoto. Allora noi abbiamo un altro indizio in più per poter dire giudeo-cristiano, di lingua e formazione greca, uomo formato alla scuola sapienziale, antignostico. Se mettiamo insieme questi quattro elementi, con buona probabilità la patria in cui far nascere la lettera di Giacomo potrebbe essere Alessandria d'Egitto. Perché? Perché l'Egitto è stata la zona geografica in cui lo gnosticismo si è sviluppato di più. Ma c'è anche un altro motivo. Io penso che tutti quanti abbiate sentito parlare di Nag Hammadi. Ho parlato egiziano. Nag Hammadi è una località dell'Egitto dove c'era un piccolo monastero e dove hanno trovato la biblioteca. E in questa biblioteca hanno trovato tutti scritti gnostici. In questi scritti gnostici, Giacomo
viene considerato il migliore degli apostoli. Questo farebbe pensare che la lettera di Giacomo sia stata scritta in Egitto. Quindi ogni singolo elemento per se stesso non vale niente, ma se noi li mettiamo tutti insieme, possiamo avere il sospetto, non la certezza, che con buona probabilità questa lettera potrebbe essere nata lì, nella comunità cristiana di Alessandria, dove senz'altro era possibilissimo avere ebrei convertiti al cristianesimo di altissimo valore culturale. Non dimentichiamo che Alessandria allora era la città della cultura per eccellenza. Bene, torniamo alla linea 33 per divertirci un momentino. Quello che vi sto per dire adesso non è importante, è solo una curiosità per dirvi quanto questa lettera non solo è curata a livello grammaticale e sintattico, ma anche a livello fonico. Aiteito de empistei meden diacrinomenos, ogar diacrinomenos eoiche inclidonoi. Salases anemizomeno cai ripizomeno. Sentite queste ripetizioni dei suoni, addirittura delle parole 33 e 34 e delle desinenze medio-passive di 35 e 36. In italiano queste cose non si possono apprezzare perché vedete la traduzione. Quelle parole che vi ho sottolineato in greco sono rese in italiano ognuna per conto suo. Quindi la traduzione italiana non vi fa apprezzare questo aspetto che invece in greco si può benissimo notare e se letto in termini tranquilli anche ascoltare. Bene. Questa lettera è stata definita per tanto tempo enciclica. Perché? Perché l'indirizzo è molto strano. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono nella diaspora. Salute. Diaspero vuol dire disseminare. Diaspora, la disseminazione. Diaspora si dice quel fenomeno che vede gli ebrei fuori dalla Palestina organizzarsi in maniera stabile in comunità che non hanno nessuna intenzione di ritornare nella madre patria e che dunque permangono fuori dalla terra promessa con un progetto che, se non è per sempre, è comunque per un lungo tempo. Giacomo si rivolge ai cristiani e li chiama tribù, diaspora, 12. Questo è un concetto ebraico, quindi fin da subito ci dice l'origine dello scrittore. Ma perché viene chiamata diaspora la situazione dei cristiani? I cristiani non hanno una patria terrena, hanno una patria celeste. E la letteratura petrina lo dice con chiarezza che la nostra patria è lassù. La lettera di Ogneto, che è quasi contemporanea al nostro scritto e immediatamente dopo, dice che noi non abbiamo qui una cittadinanza permanente.
Sono concetti che giravano nella comunità cristiana e dunque noi ci troviamo di fronte a uno scritto che ha già maturato con chiarezza l'idea che noi siamo transeunti in questo mondo. Siamo nella diaspora, perché la nostra vera patria è altrove. Sono concetti però tratti dall'esperienza ebraica. Chi sono i destinatari? Tutti i cristiani, perché tutti siamo in diaspora. Ecco perché viene chiamata spesso dagli autori l'enciclica di Giacomo. È un testo per tutti, non è un testo dedicato a una singola comunità, Corinti, Efesini, Tessalonicesi, Filippesi, Colossesi, eccetera. Però, come vi dicevo, non ha la conclusione di tipo epistolare. Tutte le lettere si chiudono con un saluto. La nostra si chiude improvvisamente, come se fosse semplicemente una riflessione, come le stiamo facendo noi adesso, dove si conclude dicendo abbiamo finito. Fratelli miei, se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore della sua via di errore lo salverà dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati, punto, fine della trasmissione. Se vogliamo fare un po' i retori, diciamo che questa è una frase ad effetto che chiude bene una riflessione. Non c'è saluto. Se voi date un'occhiata, per esempio, alla lettera ai Romani, il saluto è lungo un capitolo intero. Nelle altre lettere sono in genere sui due o tre versetti. Qui ne manco persone. Bene. Che cosa poter dire ancora? C'è un piccolo indizio, siamo alla linea 51. Sì, non perdiamo molto tempo nell'introduzione, ma un po' di introduzione bisogna farlo. Nella linea 51 c'è una frase misteriosa. Fratelli miei, non siate in molti a fare i didascaloi, sapendo che riceveremo un giudizio più severo. Perché parla così? Intanto chi erano i didascaloi, che noi traduciamo con la parola maestri, detto sottovoce in punta di piedi, anche arrossendo un poco, erano i biblisti. Chiaro? Fratelli miei, non siete in molti a fare i biblisti, sapendo che noi biblisti riceveremo un giudizio più severo degli altri, perché conosciamo un po' di più come stanno le cose. Sembra dunque che Giacomo appartenga a questa categoria, non appartenga al collegio apostolico, sia un didascalos, ecco perché non va confuso con il Giacomo appartenente al gruppo dei dodici. Teniamo presente che c'è anche un altro punto che lo differenzia da Giacomo appartenente ai dodici. Il nostro Giacomo della lettera, pur essendo uno che fa morale, non è un legalista, è un sapiente. I sapienti cercano di dimostrarti che un certo comportamento è corretto ed è proficuo. Il legalista invece impone punto e basta. Ora il Giacomo della lettera è un sapiente che ti dimostra la validità delle proposte morali. Giacomo, fratello del Signore e apostolo, è uno invece che impone le cose senza tante storie. E per dimostrarvi questa diversità ho scelto un piccolo brano
del capitolo 15 degli Atti degli Apostoli. Il capitolo 15 narra il primo concilio ecumenico, dove dovevano affrontare il problema del passaggio dei pagani al cristianesimo. C'erano alcuni che dicevano: pagano, ebreo, cristiano, passaggio bisogna farlo, quindi il pagano prima diventa ebreo, si fa circoncidere, accetta la legge di Mosè, eccetera, poi viene battezzato. Paolo e Pietro invece dicono: no, noi abbiamo delle esperienze in cui lo Spirito Santo è sceso su questa gente pagana, e come si fa a non dare il battesimo a chi possiede già lo Spirito? Questo è il discorso che farà Pietro, rifacendosi all'esperienza di Ioppe. Lui viveva a Ioppe, era mezzogiorno, quindi aveva fame. Vede questo immenso lenzuolo dove ci sono tanti animali dentro, e Dio dice: prendine uno, e Pietro dice: ma ci sono mescolati animali puri e animali impuri. E il buon Dio dice: ma scusa tanto, li ho creati tutti io, prendi quello che vuoi. In quel momento bussano alla sua porta i servi di Cornelio. Pietro parte dietro a questi servi, arriva nella casa di Cornelio a Cesarea Marittima, e la famiglia di Cornelio è già ricca delle stesse esperienze di Spirito Santo di cui erano ricchi gli apostoli il giorno di Pentecoste. E allora lui gli dice: è inutile farli passare per l'ebraismo, se lo Spirito ha deciso di abitare in loro vuol dire che basta battezzarli e buonanotte. E sarà questa la tesi che Pietro porterà al concilio insieme a Paolo, il quale non ha nessun dubbio che l'ebraismo non c'entra più nelle esperienze di fede, e quindi il pagano può passare al cristianesimo direttamente con il battesimo e basta. Cosa succede? Chi interviene a rompere questa decisione così progressista? Giacomo. Andate alla linea 53. Questo è l'intervento di Giacomo. Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio. Quindi anche lui è d'accordo che i pagani possono essere battezzati senza farli passare attraverso l'ebraismo. Ma solo che, quel solo che è omicida. Adesso osserverete il motivo. Si ordini loro. Non c'è un'argomentazione, non è un dire: scegliamo di comportarci così per evitare scandali o per non dare disagio a chi viene dall'ebraismo e forse non la pensa come te. No, si ordini loro di astenersi dalla contaminazione con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue. Fin dai tempi antichi, infatti, Mosè a chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe. Giacomo impone qualche cosa. È chiaro che la contaminazione degli idoli va bene per tutti, ebrei e cristiani. Unioni illegittime va bene per tutti, ebrei e cristiani. Ma degli animali soffocati, perché non puoi mangiare un animale soffocato? Gli ebrei non potevano. E allora lui dice: astenetevi da tutto questo, perché? Perché voi cristiani, siamo ancora a livello di giudeo-cristianesimo in maggioranza, pagano-cristiani sono minoranza. E Giacomo dice: tutti i cristiani devono astenersi da queste cose, perché ci sono gli altri ebrei in mezzo ai quali noi viviamo che invece osservano in maniera scrupolosa queste cose.
noi potremmo dire, e a noi che importa? Invece no, se Giacomo fa questo intervento è perché ancora non c'è la spaccatura tra sinagoga e chiesa. I cristiani si reputavano la miglior parte dell'ebraismo. Dopo il 70 il rabbinato caccerà tutti i cristiani dalla sinagoga, quindi gli ebrei cristiani non sono più ebrei. Il residuato di questo comportamento lo potete trovare nel racconto del capitolo 9 del Vangelo di Giovanni sul cieco, quando i suoi genitori non lo difendono davanti agli scribi e farisei per paura di essere cacciati dalla sinagoga perché seguaci di Cristo. Questa specie di eco ci sta a dire che quel brano è stato scritto dopo il 70. Quando Giacomo interviene a Gerusalemme non c'è ancora questo concetto che la Chiesa sia una cosa distinta dalla sinagoga. Giacomo dunque, l'apostolo, il fratello di Gesù, è tremendamente leguleio, cioè nel senso che segue la legge va osservata, si ordini, un verbo micidiale. Il nostro invece, avremo occasione di vedere, ragiona sulle cose e poi tira le conseguenze. Non fa teologia da cui tira le conseguenze, come fa Paolo, come fa Pietro, come fa Giovanni, ma sul problema morale ci riflette e ti dà le motivazioni, non teologiche ma sapienziali. Bene. Un'ultima cosa che meraviglia parecchio nella lettera di Giacomo è che non c'è nessun riferimento alla vita di Gesù. Mentre Paolo, Pietro, Giovanni fanno continuamente riferimento alla vita di Gesù, nella lettera di Giacomo no. Questo è un altro motivo per dire che non è l'apostolo Giacomo. La conclusione è molto semplice. Due sono oggi le posizioni dei biblisti, una minoritaria, e appartiene ai biblisti di vecchia scuola, dice sì, probabilmente è di Giacomo, fratello di Gesù, però scritto da un altro, da un suo segretario. E comunque sarebbe dunque una lettera scritta prima del 70 a quelle comunità cristiane che uscivano dalla Palestina, diaspora. Oggi invece la maggioranza dei biblisti, comparando questa lettera con i testi della primitiva letteratura cristiana, la lettera Barnaba, la lettera dello pseudo Barnaba, la lettera di Onieto, la di Dache, la lettera di Ippolito, ci si accorge che c'è un'affinità perfetta nel vocabolario e nei concetti. E perciò l'esegesi moderna dice no, è stata scritta verso gli anni 90 in una situazione intermedia tra la spaccatura da una parte con la sinagoga e poco prima della grande persecuzione di Domiziano del 96. In mezzo a questi due avvenimenti viene scritta la lettera. Ecco. Questo è in modo riassuntivo e semplificato molto quello che noi possiamo chiamare una buona introduzione alla lettera di Giacomo. Quali sono i pensieri più importanti di questa lettera? Noi li vedremo in due puntate, oggi e il prossimo mese.
Il primo grande punto che ci interessa è questo. Ci sono due modi per ascoltare. Linea 65. Sapete, fratelli miei carissimi, ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento a dire. Infatti, l'ira dell'uomo non copre ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò, liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta la parola e non la mette in pratica, costui somiglia ad un uomo che guarda il proprio volto allo specchio. Appena si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e ne resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Se qualcuno ritiene di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Religione pura e senza macchia davanti a Dio, Padre, è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. La cosa che stupisce leggendo in greco questo testo è che ognuno non deve essere pronto ad ascoltare, perché in greco c'è un'altra parola. Andate alla linea 66. Il secondo vocabolo greco è takis. Qui abbiamo tra di noi una cardiologa che ci può spiegare che cos'è la tachicardia e perché nasce. E tachicardia non vuol dire cuore pronto, vuol dire cuore veloce. Il tachimetro della macchina non mi dice che la macchina è pronta, mi dice a quanta velocità sto correndo. Tachis vuol dire veloce, non pronto. Vi è chiaro? Ognuno sia veloce ad ascoltare. Per antitesi, bradis, lento a parlare, la bradicardia, bradicardia. Bradicardia è quando il cuore batte con pochi battiti al minuto, allora sono problemi. Cosa vuol dire essere veloci nell'ascoltare? Ma noi neanche non abbiamo neanche alba di questo concetto. Perché se io parlo veloce, siete veloci nell'ascoltare. E se io parlo lento, siete lenti nell'ascoltare. Perché dipende da chi parla. No, non è così. Noi scopriremo che esistono due verbi per dire ascoltare. Ritrovate la linea 80-81. Uno è il verbo acroaomai e l'altro è il verbo acuo. Riuscite a leggerli? Se voi andate alla linea 66, la quinta parola è accusai, dal verbo acuo. E quindi siate veloci quando avete questo tipo di ascolto.
Andate alla linea 70, versetto 23. Perché se uno ascolta la parola e non la mette in pratica, hoti eitis, poiché hoti eitis qualcuno, acroates, da croamai. E un altro ascolta questo. Viene sempre tradotto in italiano con la parola ascoltare. Ma notate che è un altro tipo di verbo. Qual è la differenza fra croaomai e acuo? Udire, capire, memorizzare, acroaomai. Udire, capire, memorizzare, sentire, acuo. Acuo comprende un passaggio che acroaomai non è. Acroaomai è un lavoro intellettuale. Punto, fine. Acuo implica invece un lavorio interiore dove tu dal concetto passi alla mentalità, al modo di sentire la vita. L'idea è diventata per te un sentimento, fra virgolette. E siccome noi ci comportiamo non per ciò che sappiamo, ma per ciò che sentiamo, è ovvio che acuo è il verbo del cristianesimo. Ascolti, capisci, memorizzi, e questo diventa il tuo modo di vedere le cose, di giudicare le cose, di decidere, di comportarti. Questo si chiama sentire. Giacomo sta dicendo così. Siate veloci, udire, capire, memorizzare e sentire. Siate veloci in questo processo. Perché l'altro processo, che è quello degli gnostici, udire, capire, memorizzare, fine. Questo è il processo gnostico del credere. Mentre il processo cristiano del credere comporta l'ultimo elemento. Giacomo dice, guardate, di fronte alla parola di Dio, noi possiamo avere questo duplice atteggiamento di ascolto. L'atteggiamento che intellettualizza è un atteggiamento che vitalizza. L'atteggiamento che intellettualizza fa sì che la parola resti sterile. Ti ha solo aperto la testa sul mistero di Dio, ma questo non ha nessuna ricaduta concreta nella tua esistenza. Mentre invece, se Dio ha voluto rivelarti qualcosa, è perché abbia una ricaduta nella tua esistenza. Questo è un problema non semplice. Noi non possiamo mai dimenticare che una cosa capita e non attuata è un rebus. Tu vai dal medico, il medico ti dice le medicine vanno prese a quest'ora, in questa quantità. Sì, ho capito. Sì, ma poi devi farlo. Perché se non lo fai, a cosa serve aver capito? Dunque,
È giusto che noi impariamo questa prima lezione da Giacomo. Due modi di ascoltare. Perché tutto quello che dirà lui adesso, o noi cerchiamo di inquadrarlo dentro, alla quein, a quo, perché se lo inquadriamo nel modo di ascoltare gnostico, acroaumai, di questa lettera non capiamo niente. Fatta questa precisazione, vediamo un altro piccolo particolare. Cosa significa accogliere con mitezza la parola? Siamo alla linea 67, inizio 68. Accogliete con docilità, no, praeutes vuol dire mitezza, praeus mite. Gesù lo dice, imparate da me, che sono praeus e umile di cuore. Che sono mite e umile di cuore. Quindi, su questa traduzione del Nuovo Testamento in italiano, io qualche punto di domanda ce l'ho. En proiuteti nella mitezza. Nella mitezza. Accogliete la parola. Chi è il mite? C'è una beatitudine che dice beati miti. Nella lettura delle beatitudini, lo sappiamo già, a livello di interpretazione strutturalistica, noi dobbiamo mettere le due strofe una accanto all'altra. Beati i poveri in spirito, beati i misericordiosi. Si spiegano a vicenda. Per quanto riguarda il mite, dall'altra parte troviamo beati gli operatori di pace. Allora, chi è il mite? L'operatore di pace. Ma il grosso guaio è che non sappiamo esattamente che cos'è la pace. I romani arrivavano, facevano fuori tutti e dicevano: abbiamo portato la pace. Tacito non è molto tenero con l'esercito romano. In Oriente, invece, nel mondo biblico, Shalom è la realizzazione del singolo dentro alla realizzazione del gruppo. Il singolo, detto in termini velocissimi, deve sentirsi bene, felice, contento, realizzato all'interno di un gruppo che si sente altrettanto felice, contento e realizzato. Non esiste mai lo shalom di un individuo se non all'interno di uno shalom di un gruppo. Quindi non si può essere realizzati se tu vivi in un tessuto sociale non realizzato. Detto in termini brutali, non puoi essere ricco in un tessuto sociale povero. Se il mite dunque è colui che opera per il bene proprio e per il bene altrui, la prima cosa che comprendiamo è che l'azione è parte integrante della mitezza. E la mitezza consiste nel promuovere il proprio bene e il bene altrui. Il mite è uno che si dà da fare, ma per il bene suo e per il bene degli altri, non per il suo soltanto, non soltanto per il bene degli altri, ma si dà da fare per questo e per quello.
Dunque, con questo atteggiamento accogliete la parola. È stata piantata. Paolo parla di semina, Gesù parla di semina della parola, Giacomo parla di piantare la parola. È un concetto a noi molto lontano, perché siamo abituati alla sofficità, uscì un seminatore a seminare, parte cade qua, parte cade là. Chiaro? Invece lui dice no, vai lì, fai il buco, ci metti il seme, copri, metti l'acqua. Quello è quello di piantare. Abbiamo detto che il nostro amico viene da un'esperienza sapienziale, dove il testo biblico viene masticato, rimasticato, capito, ricapito. Quindi la parola piantata non è la parola annunciata. La parola piantata vuol dire la parola, fra virgolette, studiata. Perdonatemi il paragone, come testimone di Geova. Cioè si studia. Non dimentichiamoci che la radice del catechismo è la parola di Dio. Quando noi studiamo il catechismo, quando abbiamo studiato il catechismo, e facciamo male non studiarlo ancora da adulti, perché esiste il catechismo della Chiesa Cattolica per gli adulti, noi leggiamo e impariamo il distillato del Nuovo Testamento. Ma il Nuovo Testamento è la radice. E Giacomo dice, beh, con questo atteggiamento che ricerca il bene proprio, il bene degli altri, questo è l'atteggiamento corretto non solo per ascoltare ma per approfondire la parola. L'approfondimento della parola non è curiosità, può essere anche quello, ma non è solo quello. La riflessione esegetica può darti anche un gusto intellettuale di dire, oh, ho capito, va bene, ma non può fermarsi. Abbiamo visto che il modo di ascoltare richiede qualche cosa d'altro. Perciò noi possiamo dire allora così. Giacomo, fin dall'inizio, infatti notate che questo tipo di osservazione viene fatta al capitolo primo. Linea 64, Giacomo, capitolo primo, versetti 19-27. Questo che abbiamo letto. Ed è un invito chiaro. L'ascolto deve avere l'atteggiamento interiore del udire, capire, memorizzare, sentire. Secondo, il tuo stato d'animo deve essere quello della persona che cerca il bene proprio, ma anche il bene altrui. Non solo proprio, non solo altrui. E allora qual è il risultato? Il risultato è una religione pura. Linea 75, l'espressione italiana, linea 76, l'espressione greca. Threscheia katara. Religione pura. Che poi, guarda caso, in che cosa si concretizza? Nel dare una mano agli orfani e alle vedove. E se nella mia comunità non ci sono? Sono dispensato? No. Orfani e vedove sono una specie di slogan. Nella cultura ebraica la gente più povera avevano questi due, perché imbrogliati da tutti. E quindi accudire agli orfani e alle vedove è una specie di espressione gergale che vuol dire occupati di chi ha bisogno.
Dunque, tutto quanto il discorso per arrivare a fare. Tu impari ad essere per fare. Non impari ad essere per essere. Questa è l'impostazione di Giacomo. E adesso, siccome noi siamo peccatori, andiamo a prenderci un caffè.